sono in due, marito e moglie, col bambino seduto sul seggiolino, col car door in mano, e mi guarda. È una serata speciale, una serata particolare. Noi siamo qui con Claudio Batta, Zelig, io non vi sto a spiegare niente, non vi sto a dire niente perché tanto ormai si sa. Serata particolare. Sì, è stata particolare perché, vabbè, questo è un laboratorio dove si provano pezzi nuovi, inediti, insomma, è una cosa che si fa ormai da anni. Ci serve moltissimo a noi, serve moltissimo ai locali, al locale, in questo caso il Circolone che ci ospita, perché, insomma, fa conoscere delle nuove cose al pubblico. E stasera in particolare è una serata speciale perché c'è questa organizzazione, questa associazione che cerchiamo di aiutare per quanto ci si possa riuscire, che si occupa di cani che sono a questo canile e sono in attesa di cercare di trovare un padrone. E quindi noi cerchiamo anche di dare un sostegno economico, finanziario a questa associazione perché si possano tenere nel migliore dei modi questi cani, e quindi una sorta di adozione a distanza di questi cani, ecco. Ma io penso sempre che basta soltanto un po' più di cuore, un po' più di volontà e sicuramente qualcosa succede. Come stanno andando i pezzi nuovi? Ma bene, nel senso, bene, sai, noi non lo possiamo dire, io vedo gli altri, insomma, possiamo dire di noi stessi, vedo gli altri che insomma stanno riscuotendo un buon successo, e poi ecco la cosa bella è che siamo tutti, prima di essere colleghi, siamo amici e quindi ci aiutiamo molto in quello. Un messaggio da darvi, che io non sono in casa e non so più se ritornerò, però vi prego non ammutolirvi, devi sentire la tua voce prima o poi ti richiamerò. Fatti così. Sì, allora la birra la mettiamo giù, cosa dici? Vabbè, anche tu la birra, tutti quanti con la birra siamo. Va bene, ciao, noi siamo i Fatti Così. Allora, siamo tutti e quattro fratelli di stessa mamma. Allora, Luca, Marco, Marcello, il cretino. Ecco, piacere. E Sergio, eccomi qua. Tu no, però. No, io sono la persona intelligente. Sono la persona... Dai, bambini, non litigate, per cortesia, perché tra fratelli si litiga sempre spesso. Cerchiamo di sfatare questo detto che i fratelli non litigano mai. Va bene, sfatiamo. Fratelli, coltelli. Sì, vabbè, insomma, non è proprio così. Mozzico il naso. È un casino, in mezzo a quattro è un po' un casino. Comunque, io sono fratello gemello, quindi capisco, so. Esatto, Marco è fratello, vabbè. Fratello. Voi qui questa sera cosa fate? Niente, noi non facciamo niente, assolutamente niente. No, noi facciamo. Lui è human beatbox. Box, questa roba loba, questa roba loba, questa roba loba, basta. Ecco, lui sembra che non abbia bevuto, Lui non è normale, Abbiamo capito che l'alcol qui fa effetto. Lo sappiamo. E chi sta zitto è chi ha bevuto di più. Eccolo. Stanno registrando. Silenzio, siamo in diretta. Giusto? Sì, siamo in diretta. Lo facciamo troppo casino. Domanda seria. Facciamo una domanda seria, ce la facciamo a fare diciamo okay, una cosa. Okay. Allora, perché siete qua? C'è uno scopo ben preciso? Allora posso dire, ecco, siamo a posto. Allora, voglio dire che noi non abbiamo mai fatto Sanremo. E vabbè, fino lì non è un problema, insomma, molti altri non l'hanno fatto. Non abbiamo mai fatto Amici. Neanche X Factor, però siamo qua, a Legnano. E questa è la cosa importante, yeah, giusto? Dico solo una cosa, yeah. Tu non dici niente, fai soltanto il gesto. Ok. Metti dietro. Scali. Tiri fuori la freccia e superi. Non è che sia una cosa difficile, eh. Ti metti dietro, tu fuori la freccia, scali, vai e superi. Non è che... Io faccio sempre così, non guarda mai come guido io. Tu guarda me quando guido io come faccio.
Max Pisu, tu qui a provare dei pezzi nuovi? Sì, qui sono nato, come Tarcisio è nato qua, quindi provando il personaggio che avevo portato a Zeli, che quindi ha portato fortuna, quindi a un certo punto si arriva a un certo punto appunto che vuoi provare a ripartire con delle cose, insomma un po' come tutti i comici della nostra generazione, no? Arrivi a un certo punto, vuoi fare cose nuove, sapendo che qua è stato molto produttivo, producente per noi, siamo tornati qua con questo laboratorio. È sempre un'emozione nuova, quindi? Sì, perché sono sempre pezzi nuovi tutte le sere, quindi poi col pubblico hai subito un riscontro immediato se il pezzo funziona o meno. Ecco. So che tu giochi in casa, sì. Abiti qui, quindi diciamo che non è tutto più facile, tutto più semplice, però insomma giocare in casa fa sempre un certo effetto. Sì, anche se si dice che di solito non si è eroi in patria, no? Però qua al Circolone penso che insomma io voglio bene a loro, loro vogliono bene a me, e poi anche l'adesione da parte del pubblico è importante e sta rispondendo molto bene, quindi... Infatti è molto pieno, posso stare a casa a vedere la televisione, vengono qua a vedere lo spettacolo al Circolone. Esatto, dal vivo. Fatto il battutone, eh? Senti, farima, esatto. La serata, oltre ad essere un punto di riferimento per provare i propri pezzi, è anche modo per sensibilizzare comunque questo canile. Esatto, poi Cani e Gatti di Legnano, un'associazione di Legnano che si impegna molto per questi animali. Devo dire che parlando con loro dicono che già Legnano comunque risponde molto bene, cioè la gente è molto sollecitata da questi problemi e risponde molto bene, è sensibile. E quindi noi non abbiamo fatto altro che tramite Stefano Chiodaroli, che voleva promuovere questo canile, farlo qua al Circolone di Legnano, visto che siamo a Legnano, e quindi insomma stasera la gente è venuta anche per quello, speriamo di contribuire in modo positivo anche economicamente. A me riempie sempre il cuore sapere che comunque anche persone come voi, ma siamo tutti uguali, comunque quando c'è da dare comunque una mano a chi ha bisogno siamo tutti uguali, però fa sempre comunque molto piacere. Sì, sì, fa piacere, in questo modo contribuiamo noi, contribuisce il pubblico che è venuto e facciamo delle offerte, insomma serve comunque per far vivere questi animali, per aiutarli. Quindi. Perfetto, ti lascio andare, perché so che sei presissimo, ti lascio andare a provare gli altri pezzi. Sì, va bene, grazie. Grazie, ciao. Dal Circolone, da Legnano, dal Max Pisu, dagli artisti di Zelig, vi auguriamo una buona serata e ci rivediamo alla prossima puntata.